A Renzo la festa della rivoluzione per celebrare D'Annunzio, un grande comunicatore. Cosa ci dirà? Un grande comunicatore, un grande intellettuale, un grande poeta, un grande stratega militare, dovremmo dire, insomma è stato tante cose. E la cosa straordinaria, secondo me, dai ricordi che ho del ginnasio, del liceo classico di D'Annunzio, era proprio questo, cioè che era un intellettuale poliedrico, assolutamente eclettico, pieno di passioni, poi non tutto ovviamente è condivisibile perché poi è stato preso e è diventato, come dire, il simbolo del fascismo degli anni venti, però non si può ridurre assolutamente a quello, è stato un gigante, un genio, anche del suo modo di vestire, che ha fatto un uso della comunicazione, beh tutti però in quell'epoca, i futuristi, i Marinetti hanno inventato un modo di comunicare, quindi sicuramente sì, un nuovo influencer. Stavo cercando di spiegare agli amici, ai compagni del Festival di D'Annunzio. Non so, c'è qualcuno, qualche compagno ci sarà, no? Qui immagino. Un grande intellettuale italiano, quello sicuramente. Chi è stato Gabriele D'Annunzio? Un grandissimo, è al contrario di quello che pensa Parenzo, un grande rivoluzionario e noi siamo qui a rappresentarlo degnamente come i veri rivoluzionari della radio. Lui è un rivoluzionario in tutti i sensi e noi rivoluzionari della radio, per lui in senso negativo, perché secondo lui abbiamo distrutto degenerativo. La controrivoluzione. Ecco, sì, su questo è molto esperto il dottor Cruciani. Sì, anche se io non ho mai fatto quella pratica che viene attribuita a D'Annunzio, ma che in realtà non è. Della costola. Pare che non sia vera. Ma ho capito, però intanto l'hai detta. Ma al solito discorso che tu fai, pare che non sia vera, intanto lo dici. No, pare non sia vera. Io non sono arrivato fino a quel punto, però certamente qualche perversione sessuale in stile d'annunziano ce l'ho. C'è dubbio su questo.